Allora ragazzi, qui è del 38 e siamo su... Con cazzo si chiama sto gioco? Madonnesco nome? Vindictus, mamma mia, Vindictus. Sì, siamo quel nostro personaggio che è l'unico che abbiamo creato. Potremmo creare altri, però rimaniamo con questo qua. Di cui solo ora ho notato quanto è brutto il cavallo. Cioè, il modello... del personaggio femminile è una figata, ma il cavallo fa schifo. Cioè è qualcosa di geniale. Bene, carichiamo, facciamo, vediamo di fare qualcosa. Non mi ricordo, sono rimasto bloccato l'ultima volta perché non sapevo che cosa dovevo fare. O dovremmo fare qualche missione, non mi ricordo. Tanto questo gioco è quel classico fare missioni, combatti, livelli, cioè quelle. Eh sì, il sedicesimo, quello che abbiamo parente preso come personaggio base. Ci sono altri, però stiamo seguendo. Madonna. Ok. Minchia, basta, piano. Grazie, grazie per il regalo. Ok. Va bene, poi te invece? Ok, possiamo anche andare. Piano! Mamma mia, piano! Ah, posso sedermi? Non lo sapevo. Che figata! Potevo sedermi e non lo sapevo. Cioè, qualcosa di un po' fantastico. Un cagnolino adorabile. Però non sapevo che potevo sedermi, una figata. E quell'altra invece? È la Madonna. Te invece come che cosa sei? Oddio, bello questo. Tutti i giacchettoni, giubbottoni di pelle. Tu sei un uomo, voglio vedere quanto sei grosso. A parte che già dal braccio vuol dire che sei un tanto. Oddio, questa... Sì, però voglio pure la fatina qua. Oddio, questa qui. Figo. Oddio, la piccolina. No, è bellissima. È bellissima. Bellissimo il tank. Madonna, sei un po' troppo moderna, per... vabbè. Vabbè, questa proprio, però lei, mamma mia. Vabbè, ah, ma qui posso... qua non l'avevo visto che potevo dove passare da qua. Io ho 3000 cose qui, io voglio togliermi un po' di oggetti. Fatemi vedere un po'.
Allora, eccomi qua, vediamo un po', perché io di oggetti qua ho. Come faccio a prendere questo? Sì, vorrei, io vorrei vendere, come faccio se... Raga, non mi dite, non è che mi dite come si vende, no? Vabbè, questo è quello là. Ah, ho capito. Questo è poco massimo, poi. Sì, che sto guardando un attimo. Sì, scusate, sto guardando un attimo che cacchio devo fare, come si fa a vendere? Cioè, è qualcosa di fantastico. E questo l'ha combinato, non vedo. Ok, va bene. Scusate, mi sono tanto concentrato qui perché devo capire che cacchio devo fare. Ma andiamo qui. Devo prendere i materiali per questo qui, ok. Vabbè, andiamo a combattere. Giochiamo un po', facciamo coscio. Intanto qui la gente combatte, gioca, fa. Guarda quanto sei brutto, mamma mia. Sì, però è troppo bella quella piccolina. Ok. Andiamo. Ok, no, stavo leggendo, raga, devo leggere in inglese. Ah, quello è un gremlin. Qui dobbiamo fare questo e poi la prossima volta dobbiamo andare avanti. Quindi la volta scorsa questo.
Ecco, vedete, infatti sono aumentati. Come troppo bella lei. Bene. Non ci fate caso. Dimmi che ho capito. Sì, ti ho capito. Ma se io lo butto qua, questo, per curiosità, dico, che succede? Quanto c'è? Però è scappato con un bat meschino. Ah, ecco dove era la mappa. Figo. Andiamo avanti. Sì, scusate che sono molto concentrato. Poi ripeto, combatte una mora lei. Ah, mi ricordo di questo. L'altro non so dove, però non fa niente. Sono là sopra al letto ora. Un po' spike da me. Sono abbastanza buono. Ma pure abbastanza allenata, c'è da dire. C'è da dire pure questo, deve passare un po' di buono in gioco. Oh!
Avete visto? Ecco qual era la missione. Ma posso ritornare indietro, a sbloccare la mia... Allora quel tizio che giustamente voleva l'anello. E adesso andiamo all'anello. Lo so, a molti non piace questo tipo di dinamica di gioco. A me una volta mi piaceva tantissimo. E ancora tutto mi piace. Ah, non è lo stesso. Qua ero sicuro di sì. No, però io non voglio. Io vorrei anche vendere. Raga, il vendere, io non riesco a capire come si fa a vendere. Come uso il tasto per vendere, eh? Ah, boh, sì, ci ho provato. Che io poi non capisco dove devo andare. Oh, figo. E qua che c'è qua dentro? Sai che non lo so. Andiamo a vedere, esploriamo, scopriamo. Oddio, questa mappa la conosco! Oddio, ce l'ho su Gmod! Che cosa ho appena scoperto? Cosa ho appena scoperto? Però vedete che io poi conosco queste zone così a caso. Bello. Cioè, a caso scopro le cose. Ah, Madonna, io molte mappe sto su Digimon, che ne sono? Bene, visto, molto bello. Posso entrare? No, ci speravo. Niente, ok, ci ho sperato. Ma cos'era successo? Piano. Oh. Non andiamo per di là. Vedo un coso blu. Poi la mia impressione c'è una cosa blu lì davanti a me. La pecorella smarrita. Raga, è una pecora. Io ho fatto tanti, tanti giochi di questo tipo qua, che è qualcosa di un po' assurdo. E comunque è bello, non lo sapevo di sta cosa qui nella mappa. Il castello è spettacolare. Ok, uno direbbe, vabbè, ma la grafica del gioco è vecchio. Lo so per carità, però scoprire che questo era è una mappa che io uso praticamente su Gmod e poi invece lo vedo qui come mappa di questo gioco, ci sono rimasto male. Posso? Bene. Perlustiamo, ovviamente. Niente, però sto pure io un altro poco cazzeggiando col PC. Era il mio amico che stava... Oh, finalmente la nuova zona. La stiamo facendo un'esplorazione. Eh sì, giustamente dice, guarda che dobbiamo vedere altre mappe, cioè dovete vedere, se dobbiamo perlustrare, insomma. Vedo bambini. E devi far vedere la magnificenza del paesaggio. Vabbè, forse a quei tempi, adesso proprio del tipo, no?
posto ci sarà sicuramente proprio dei mostri. Beh, io, a me sono sempre piaciute queste città, paesini medievali. Questo design mi è sempre piaciuto. Mi ha fatto sempre impazzire. Andiamo al bar, bevo. Ok. Oh porca miseria, via. Metonanza, via. Che carina la fioraia, ma quanto sei carina. Questo invece, ah, ok. Bella, guarda, guarda, siamo trecci in questa, siamo trecci. Ok. No, io devo un po' perlustrare il paesaggio. Povero, guardate che ultimamente non li sto vedendo più, gente purtroppo a Caserta ne vedo tantissimi di gente povera. C'è anda che chiedeva. Chiedeva soldi, mamma mia, che cosa triste, purtroppo triste. Bello, andiamo un po'. Raga, madonna, prima di finire l'acqua, le volevo vedere il gatto però. Che bello, l'animazione, che carina, si scende. Sì, però, non era la mia intenzione. Ah, perché è una questione di livello. Ah, devo usare di livello per fare tutte le altre missioni. Ah, ora si spiega tanta roba. Non l'avevo capito, io pensavo che erano capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capito? Invece è una questione di livello. Ah, ma che noia, allora a questo punto devo riallenarmi. Non l'avevo capito. Però posso livellare facilmente forse. Cioè, nel senso che sono di livello 13, ok, però forse non è un problema. Aia, madonna quanto dolore. Ecco, mo è il caso di... Aia, l'ho sprecato involontariamente con la X. Volevo premere... Ecco, questo. Sapevo che l'afferrare poteva afferrare anche avversari. Questo, ecco, vedete, alcune cose io le scopro a caso.
Madonna! Aia! Ah, ok, pensavo che eravate ancora lì. Madonna, ci sono rimasto del tipo... Wow! Sorpresa, infatti! Il fatto della testa dell'avversario non mi aspettavo. Vi faccio i miei complimenti. Non lo sapevo. Io devo rifarlo più volte fino a quando sono col livello 14, ora ho capito. Vabbè, se a sto punto la situazione è questa, allora potremmo stoppare qua il gameplay. Quindi è una questione di livello, non è una questione solo di missioni. Ecco, appunto, visto? Anche lei è un po' del tipo che scocciatura. Hai ragione signori, hai ragione. Va bene raga, io qua vi saluto, quindi il 38 passo e chiudo. Intanto scopro che sembrava a menare pure con le prese di lotto. Fantastico. Qui dal 38 passo e chiudo.